Benvenuti di nuovo a Conoscerete la Verità e oggi parleremo ancora di fortificarsi perché sono puntate molto importanti, i tempi sono difficili, c'è crisi, c'è un sacco di cose negative, e, e, il mondo è sotto il diavolo e, e, e per, per vedere i problemi non hai bisogno di Dio. E per trovare le soluzioni che hai bisogno di Dio. Una persona che non vede l'amore da nessuna parte è la persona che ha perso il proprio amore. Una persona che vede i problemi dappertutto o che parla sempre male è una persona che ha radici di amarezza nel cuore. Una persona che parla sempre positivo è una persona che è piena del, della parola di Dio e della presenza di Dio perché le buone novelle riempiono il cuore e dell'abbondanza del cuore parla la bocca. E' inutile andare a vedere il pelo sul uovo quando in realtà se tu ti metti gli occhiali della parola di Dio puoi vedere tutto in maniera positiva. Quando il cuore gioioso, dice la Bibbia, ogni giorno è festa. Quando il cuore è battuto, lo spirito è battuto, ogni giorno è brutto. Per quello la, la condizione de, dell'esterno viene direttamente determinata dalla condizione del cuore. E la forza che Dio mi dà non viene da fuori, viene da dentro. E infatti, Provero, capitolo 10, versetto 15, dice: I beni del ricco sono la sua fortezza, la rovina dei poveri è la loro povertà. Ma nota come qui stiamo parlando di persone ricche, che la loro fortezza si, si, si basa principalmente sui beni. E dall'altra parte, la povertà dei poveri o la rovina dei poveri è la loro povertà. E tanto il, il, il ricco come il povero, le loro azioni o il loro benessere o malessere viene determinato dall'esterno. Ma Cristo, essendo ricco, è diventato povero affinché noi diventassimo ricchi. E, e, e quello che manifesta tutte le benedizioni di Dio che sono nei luoghi celesti nella nostra vita qui sulla terra è la fede e la conoscenza nelle sacre scritture. La Bibbia dice che per mezzo della conoscenza tu riempi la tua casa di ogni bene, e ve lo dico per esperienza. Ogni bene riempie la tua casa quando tu hai conoscenza, e la conoscenza ti permette di aumentare anche la potenza. Un altro passo dice. Ora, ma tornando a noi al fortificarsi, perché forse stai passando un momento, forse stai passando un momento di debolezza, e hai bisogno di acquistare la forza. Questa è, è, è un'altra puntata: abbiamo visto come ci possiamo fortificare nel nome di Gesù Cristo, come ci dobbiamo fortificare nelle promesse di Dio, e adesso vedremo fortificandoci nella presenza di Dio e se riesci a avere questo, questa, questa serie di studi sul fortificarti ti incoraggio chiamala TBN chiedi questa puntata lascia, lascia un'offerta per benedire questo canale e, e andiamo avanti ora allora, c'è un proverbio cioè no scusate can, cantici dei cantici c'è una frase che sempre mi ha colpito e tenete in conto che questa frase è dell'Antico Testamento che dice così perché l'amore è forte come la morte Uh, allora, sappiamo che se noi vogliamo questo amore che è forte come la morte, abbiamo bisogno di riempirci della presenza di Dio. Perché, quando tu ti riempi della presenza di Dio, tu sei pieno di Dio, valga la, la rabondanza, pieno dello Spirito Santo, pieno di Dio e Dio è amore. L'amore caccia via la paura, ma non l'amore umano, l'amore agape. E quando io mi riempio dell'amore di Dio, uh, sto sentendo l'unzione di Dio adesso. Quando io mi riempio dell'amore di Dio, posso, posso vedere con gli occhi di Dio. E quando io vedo con gli occhi di Dio, il mio atteggiamento cambia nella vita. E questo è quello che la presenza di Dio fa, quando io mi riempio di lui, mi riempio del suo amore e il suo amore è più forte è forte come la morte, ma tenete in conto che questo è Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento l'amore è più forte della morte, non come la morte, perché Dio ha amato tanto il mondo che ha dato suo figlio unigenito affinché nessuno perisca, ma tutti trovino la vita eterna e non solo è stato l'amore che ha dato la vita di Cristo, ma ha risuscitato. Vuol dire che Cristo Dio L'amore ha vinto la morte. Oh, e adesso l'amore è più forte della morte. Perché per quanto c'è un essere amato che oggi non c'è più, tu sai che con l'amore di Dio un giorno tu lo rivedrai. E sarai con lui per tutta l'eternità. Anche se là sarà un po' diverso tutto uh, con quello che noi viviamo qua. Tornando a noi, sappi che l'amore ti fortifica. L'amore è forte, io sono convinto che l'arma poten più potente dell'universo è l'amore, e l'amore viene versato nei nostri cuori a motivo del sacrificio di Cristo. Ma guarda cosa dice uh, Romani capitolo 5, versetto 6: Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per le empi. Ah, nota che noi eravamo senza forza perché, perché non avevamo lo Spirito Santo, e. Cristo per amore a noi è morto per gli empi. Grazie a questo sacrificio io adesso ho diretto accesso al trono della grazia per trovare grazia e ricevere il soccorso opportuno. Ora, tutto questo è nato dall'amore di Dio verso di noi. E questo amore che ci fa dare verso gli altri è l'amore che ci, mi fortifica dentro di me per affrontare la vita in un modo diverso. Ora, guarda questo. Romani 8:32. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Presta attenzione, cioè lui abbiamo visto nel capitolo 5, versetto 6, infatti mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per noi, per amore a noi, quando eravamo senza forza, lui è morto, affinché lui, essendo ricco, diventò povero perché noi diventassimo ricchi, in poche parole, essendo forte, ha diventato debole affinché io possa diventare forte. Non solo quello, se per amore ha dato suo figlio, non ci donerà anche tutte le cose con lui? Lui, lui uh, a volte noi viviamo, viviamo limitando Dio così tanto quando Dio ha tanto da darci. Tu devi cambiare la mentalità che tu hai, tu devi renderti conto e non conformarti a quello che è il presente. Ora, allora, ringraziamo sempre per tutto quello che Dio ci ha donato, per ogni cosa buona, perché ogni cosa buona viene da Dio. Ma non, non essere. Eh, C'è un passo quando, quando Natan viene a parlare con Davide dopo che lui aveva commesso adulterio e, 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 e gli dice: Guarda. Ti ho dato la casa di Saul, ti ho dato Israele, ti ho dato Giuda. Lui lo ha tolto da dietro le pecore per farlo diventare re di Israele e di Giuda. E gli dice: E se questo fosse stato troppo, ti avrei dato molto di più: quanto di più? Tutto ci donerà. Tutto, ma se tu limiti a Dio e non ti rendi conto dell'amore del Padre, allora noi come figli non possiamo capire l'amore di un Padre. Noi non capiremo mai e non amaremo mai i nostri padri come amiamo i nostri figli. Questo l'ho imparato dopo che ho avuto i miei figli, le mie due figlie. E mi sono detto, ma io questo amore non l'ho mai sentito per mia madre. Ma poi dall'altro lato ho detto, mia madre mi ama in un modo che non amava suo padre. E, e c'è l'amore del Padre che, che, che solo lo capisci quando hai dei figli. Ed è così grande, così profondo. Ma la cosa, la cosa tremenda è che le mie figlie amaranno ai suoi figli più di me, e questo non lo accetto. Questa è un'ingiustizia. <ride> Ma così come, come, come lei capirà che cosa l'amore di un padre quando avrà dei figli, eh, noi non possiamo capire la grandezza dell'amore che Dio ha per noi come Dio padre, possiamo intuirlo. Io mi ricordo quando ho preso le mie, la, le mie bimbe dopo nate nelle mie braccia. Ah, mi avevano detto, oh tu non capirai, Dico, ma figurati se non capirò, no, non no, avevo capito, solo quando lo prendi in mano, quel, 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 oh, è qualcosa così profondo, così, 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 mi ha, mi ha trasformato in modo positivo tutta la vita. Ed è fenomenale, è bellissimo, è qualcosa unico e questo amore ti fortifica, l'amore di Dio che quando tu lo lasci che ti riempia e, e ti renda conto che Dio ha tutto per tutto ti vuole donare. Tutto, tutto, soltanto che a volte lo limitiamo noi con la nostra mentalità e Dio vuole che tu passi oltre, guarda questo. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Vedi che non solo ha dato la vita, non solo ci vuole donare ogni cosa, ma lui tramite l'amore che ci fortifica perché è la presenza di Dio, ci siamo più che vincitori in ogni cosa, grazie a questo amore che trovi nella presenza di Dio. Per quello dice: Io conosco le tue opere in Apocalisse, capitolo 3, conosco alla chiesa di Fessini, conosco questo, conosco l'altro, ma una cosa contro di te, hai perso il primo amore. Se tu perdi il primo amore, vuol dire che hai perso la presenza di Dio. E se hai perso la presenza di Dio, tu non ti puoi fortificare interiormente perché quell'amore è più forte della morte: è l'amore che trovi nella presenza di Dio. Guarda questo: Efesini 3,16: Affinché egli dia secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nel uomo interiore. Lo Spirito suo è, lo spirito è, è, è Dio, e Dio è amore. Ora, allora, questo amore è quello che ti fortifica potentemente nell'uomo interiore. Tutto questo amore nasce dal dentro, è una fonte, e lo Spirito Santo viene paragonato prima come una fonte e poi come un fiume. Se tu non perdoni... Tu li metti un tappo a questo fiume, e per conseguenza l'amore di Dio non può sgorgare nella tua vita verso il prossimo. Ed ecco il combattimento del perché il diavolo vuole farti male tramite le persone. A sua volta, quante volte, forse non volendo, lo hai fatto del male a altre persone? Ma rendi conto che se tu non perdoni, arriverà una persona che non ti perdonerà, perché con la misura che tu giudichi sarai giudicato. E se tu vuoi fortificarti veramente, hai bisogno di entrare nella presenza di Dio per farci sgorgare questo amore e questa presenza che ti fortifica. Ora, guarda questo. Del resto, fortificatevi nel Signore, cioè Gesù, cioè la parola, e nella forza della sua potenza. La potenza di Dio si fortifica in noi o, o diviene più potente in noi nella misura che noi entriamo nella presenza di Dio. Quando io entro nella presenza di Dio posso vedere con gli occhi di Dio e quando io vedo con gli occhi di Dio questa forza mi fa parlare in modo diverso. Guarda questo. Fabbricate spade con i vostri bomberi e lance con le vostre roncole. Di caldevole sono forte. Ascolta, c'è gente che era agricoltora. Agricoltori non si potevano vedere da guerriere, ma Dio gli dà una parola: cominciate a diventare guerriere, non essere passivo, non, è, non, non, fare, non fare quello che è tutto lavoro, 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 trasforma quel lavoro in un'arma di guerra e dica al debole: Sono forte, ma solo quando tu i vedi come Dio dice, vi ricordate quando abbiamo insegnato delle promesse, il fortificarsi nelle promesse? Come Abramo, vedendo che era debole e vedendo sua moglie, no, non viene a meno nella fede, ma si fortificò nelle promesse? Ok. Se tu ti fortifichi nella presenza di Dio, nella presenza di Dio c'è la parola di Dio e la parola di Dio ti fa vedere come stanno le cose e quando tu vedi come stanno le cose puoi veramente cambiare tramite la proclamazione. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io, io sono più che vincitore in virtù di colui che mi ha amato ogni cosa non solo ha dato la vita per amore a me ma ogni cosa mi vuole donare e io posso fortificarmi interiormente tramite quell'amore e quella presenza di Dio perché vedendo con gli occhi di Dio parlo come Dio parla e se Dio dice sia sì la luce la luce fu spero che possa stare mi auguro che, che, che ti possa trasmettere questo, questi concetti che sono fondamentali ora guarda questo quando tu entri nella presenza di Dio tu vedi le cose come le Dio vede come Dio li vede, scusate, e vedendoli come Dio li vede, tu parli in modo diverso. Per quello, quando tu parli in un modo diverso, è perché stai vedendo le cose diverse. Quando io, se tu sei triste, è perché stai vedendo male. Se tu sei gioioso, è perché stai vedendo bene. Io vedo bene, sono contento. Io vedo male, sono triste. Ora, allora, se tu entri nella presenza di Dio, Dio ti dà la parola, la parola ti dà un'immagine e questo cambia la tristezza in gioia nella presenza. E infatti, guarda questo, non siate tristi perché la gioia del Signore è la vostra Forza. Ecco come mi fortifico. Ora, nella presenza di Dio, dice la Bibbia, c'è pienezza di gioia. Perché nella presenza di Dio c'è la parola di Dio. La parola di Dio ti fa vedere come Dio vede e come tu vedi in modo diverso, c'è gioia. E questa gioia è la mia forza. Alleluia. E allora ti puoi fortificare. La presenza di Dio che avvolge l'amore di Dio è quello che ti permette di vedere in modo diverso. Ricordati, ricordati. Per quello quando... Perdi il primo amore, smetti di vedere come Dio vede. Ah, oggi stavo camminando e ho fatto una preghiera. Oh, Signore, aiutami a far sì che il mio cuore bata, eh, cominci a, bat a palpitare, a battere a a al, al tuo stesso ritmo. Fa sì che i miei sentimenti divengano i tuoi. Ah, il Signore mi ha parlato al cuore e mi dice: Non smettere mai di edificare il mio popolo, non fermarti di innalzare il mio esercito. Uh, sento l'unzione. E quello è quello che Dio vuole fare, quello che stiamo facendo tramite questi insegnamenti. Fortificati, perché grandi cose abbiamo da fare lì fuori. Smetti di vedere con i tuoi occhi umani e lascia che Dio ti faccia vedere come veramente stanno le cose. E allora la gioia del Signore che è la tua forza comincerà a inondare la tua vita e tutto prenderà un sapore diverso. Ti benedico nel nome di Gesù e ci vediamo alla prossima. Ciao.